Ciao a tutti, io sono Floriana e oggi prepareremo insieme gli amatissimi cartocci siciliani, una ricetta che mi avete chiesto in tantissimi e che qui dalle mie parti va sempre a ruba. Si tratta di un dolce caratterizzato da una pasta esterna soffice coperta con dello zucchero semolato e un ripieno con crema di ricotta. Insieme quindi realizzeremo la versione più classica siciliana, però se volete potete farcire i cartocci con della crema pasticcera, con della crema di nocciole o con della crema di pistacchi, saranno sempre buonissimi. Quindi dai, iniziamo a prepararli insieme. Iniziamo la preparazione sciogliendo del lievito di birra fresco in acqua a temperatura ambiente. Mescoliamo quindi con un cucchiaio e all'interno di una ciotola aggiungiamo ora della farina 00, il composto con acqua e lievito che abbiamo appena preparato e iniziamo a mescolare con una forchetta. Versiamo quindi lo strutto, che avremo tenuto a temperatura ambiente per almeno mezz'ora, lo zucchero semolato, il sale ed infine un uovo, anche questo a temperatura ambiente. Quest'ultimo è un ingrediente opzionale, quindi se volete potete anche ometterlo. Iniziamo quindi a lavorare tutti gli ingredienti all'interno della ciotola. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere like a questo video se vi piace e di attivare le notifiche per non perdere le prossime ricette. Quando inizierà a formarsi un panetto ci possiamo spostare sul piano di lavoro dove dovremo continuare a lavorare per qualche minuto. Ottenuto un impasto ben morbido e non più appiccicoso, lo riponiamo all'interno di una ciotola, copriamo con pellicola trasparente e quindi mettiamo a lievitare per 2 ore in forno spento ma con luce accesa. Terminata la lievitazione spostiamo di nuovo l'impasto sul piano di lavoro e lo allunghiamo velocemente. In questo modo, aiutandoci con un tarocco, realizziamo dei tocchetti da circa 60 grammi ciascuno. Ogni tocchetto andrà lavorato sul piano di lavoro, dovremo stenderlo così da formare un cordoncino che avvolgeremo poi in cannelli d'alluminio. Dovremo fare 3-4 giri. In questo modo. Il nostro cartoccio così formato andrà adagiato su una teglia e messo in forno spento ma con luce accesa a lievitare per un'altra ora. È il momento di friggere i cartocci in olio caldo a circa 170-180 gradi. Una volta ben dorati li passiamo su un foglio di carta assorbente e facciamo intiepidire. Togliamo quindi il cannello facendo un movimento rotatorio molto delicato, in questo modo. Rivediamo questo passaggio. Ruotiamo leggermente il cannello e lo sfiliamo delicatamente. I nostri cartocci andranno quindi lasciati da parte a freddare completamente. Solo a quel punto potremo farcire con la crema di ricotta. Utilizzando una sacca a poche riempiamo prima da una parte e poi dall'altra, così da farcirlo completamente. Eccolo qui. A questo punto non ci resta che passarmi il cartoccio nello zucchero semolato così da farlo aderire bene a tutta la superficie. Ed eccoli qui, i nostri cartocci siciliani con ricotta. Bellissimi da portare a tavola, ma soprattutto soffici e con un ripieno davvero irresistibile. Da provare! Vi lascio ora il riepilogo di tutti gli ingredienti. Alla prossima!
La trovi su tuorlorosso.it.